Eccoci qui per un'altra edizione della Tecnica in Quarantena. Questa è la quarta lezione dedicata alle stand. Oggi in particolare vediamo le stand push-up, keeping and strict, quindi i piegamenti in verticale con la spinta delle gambe o di forza. Iniziamo con una mobility generale, circonvizione delle spalle, in un senso e nell'altro. Ne facciamo 10. Circonduzione del collo in un senso e nell'altro, una decina di volte. Distendo, vado sulle ponte, distendo la caviglia 10 volte. Ok, un altro esercizio che abbiamo visto l'altra volta che non è stato facile per chiunque. Poniamo, distendiamo le braccia sopra la testa, mani a martello in questo modo, da qua spalle depresse. Vedete come se le spalle sono depresse, la curva fisiologica tende ad inarcare la schiena. Spingiamo le spalle e retrofletto il bacino. Devo pensare a portare di più le mani, le braccia vicino alle orecchie e abbasso e spingo. Abbasso, spingo retroversione del bacino. Abbasso, spingo retroversione del bacino. Basso, spingo retroversione del bacino. Ok, gambe divaricate, mani a terra. Da qua porto i piedi vicini alle mani con un saltello. Ok, torno indietro. Da qua salto, porto il sedere alto e piedi vicino alle mani. Salto vicino alle mani. Il sedere rimane sempre in verticale. Ora eseguiamo un piccolo circuito per finire di scaldarci, che dovremo eseguire 4 round di 6 reverse burpees, posizione larga dei piedi, scendo, faccio una mezza capriola indietro e quando mi slancio in avanti appoggio le mani e salgo col sedere. Mostro da qua, mezza capriola, torno giù. In abbinata con questo esercizio, prendo un disco, lo porto sopra la testa o qualsiasi peso che avete in casa, spalle depresse e spingo. Quello che abbiamo fatto a corpo libero, spalle depresse, spingo, spalle depresse, spingo, mostro davanti, spalle depresse, spingo, spalle depresse. Ok, l'abbiamo già vista più volte nelle scorse puntate, ma vorrei rivederla con voi. Di cosa stiamo parlando? La verticale a tre appoggi. Come avviene? E perché ci serve? Ci serve perché è la posizione di recezione degli stand push-up, quindi dei piegamenti in verticale. Ripetiamo come avviene. Per creare stabilità noi dobbiamo avere più appoggi e non creare una linea con mani testa mani, ma un triangolo. Quindi poniamo ai lati di un cuscino le mani che sono leggermente extraruotate. I gomiti guardano l'interno, da qua vado ad appoggiare la testa sul cuscino, porto il sedere alto sopra la testa e da qui provo a staccare un piede e staccare l'altro. In questo caso ho dietro il muro, quindi mi posso appoggiare a questo, ma anche a corpo libero dovremo essere capaci di stare in equilibrio senza l'utilizzo del muro. Vedete che i gomiti, essendo stretti e a 90 gradi, creano la base di appoggio e quindi con le mani io spingo contro il terreno e posso creare, come vedete, una stabilità, insomma. Da qua appoggiata al muro, come sono in posizione appoggiata al muro? Non sono inarcato, ma creo una pallina. Vedete come la schiena è curva e la parte che poggia è l'osso sacro e non in questo caso il gluteo. I talloni sono staccati da terra. E l'unica parte appoggiata è appunto l'osso sacro, non tutta la schiena, non in questo modo, ma sono appoggiata solo con l'osso sacro. Ok, rifacciamo la stessa cosa, adesso proviamo a distendere le gambe. Quindi da qua porto le mani distanziate dalla testa, gomiti stretti, sollevo un piede, sollevo l'altro. Adesso proviamo a distendere una gamba e ad appoggiare il tallone al muro.
distendo l'altra. Ok, da qui questa è la posizione in cui arriveremo al cuscino se partiamo dalla verticale. Poi dovremo andare a rannicchiare contemporaneamente le gambe, i talloni sostaccati, e da qua vi sarà la spinta delle gambe. Come avviene la spinta? Non avviene dritta, perché sennò non vado verso il muro, ma sarà una sorta di parabola che finisce contro il muro. Non pensiamo, quando spingiamo le gambe, ad appoggiarci completamente al muro, ma solo i talloni saranno l'ultima fase di appoggio. Facciamo questo esercizio una decina di volte. Dei piegamenti in verticale. Per apprendere il movimento dei piegamenti in verticale, proverei innanzitutto a ridurre il range di movimento che poi dovrà effettuare le braccia. Quindi cosa vuol dire? Che andiamo a rendere la parte della spinta delle braccia un po' meno faticosa. Come? Aumentando l'altezza del cuscino. Ok? Io per esempio ho messo un disco perché dispongo di questi, voi potete mettere più cuscini. Ok? Da qui andiamo a ripetere lo stesso esercizio di prima, ora però spingendo con le braccia. Quindi appoggio la testa, mani lontane da questa, salgo, appoggio l'osso sacro, gambe rannicchiate, le ginocchia sono belle contro il petto. Da qua provo a scalciare con le gambe, mentre scalcio spingo con le braccia. Vedete come la testa entra dentro, non perdo la curva della schiena, non faccio questo, ma sto sempre in tensione e in spinta con le spalle. Torno giù, possiamo anche tornare giù ripetendo la sequenza, quindi riappoggio la testa, le mani, vado su col sedere, arrampico le gambe, spingo e distendo. Di nuovo, arrampico le gambe, spingo e distendo. Ancora. Rannicchio le gambe, spingo e distendo. Rannicchio le gambe. Ok, se ci siamo riusciti, possiamo provare a togliere il rialzo sotto il cuscino. Se siamo riusciti a fare la verticale con la spinta delle gambe, siamo già a buon punto. Lo step successivo per incrementare la forza delle braccia e delle spalle è quello di provare a farli strict. Cosa vuol dire di forza? Semplicemente la tecnica è sempre quella, non vi è il rannicchiamento delle gambe. Quindi dal punto di vista della propriocezione e della semplicità del gesto sono molto più semplici. Mi raccomando, teniamo sempre il core e la retroversione del bacino. Vediamo insieme. Possiamo anche togliere. Chi non ce la fa può lasciare il rialzo. Da qua vado in verticale, scendo. I gomiti guardano l'interno e spingo. Ok, questa è l'esecuzione ottimale. Se avessimo un deficit di forza nelle braccia e nelle spalle, nella parte superiore del corpo, possiamo provare a fare degli strict stand push-up con i piedi appoggiati su un rialzo. Mostro, qua potremmo farli anche lontani dal muro, quindi sedere alto, spalle in spinta, piego i gomiti e li distendo. Sì, per oggi è tutto, vi aspetto alla lezione delle 18 per eseguire assieme questi esercizi.